salvare ancora, usciri con me a Monte Carlo, rivedrai lo stesso mare e la luna in ciel brillare, torna qui da me, tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capi nere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in co, chi va a cercare fortuna, mi troverà al lavoro, mezzanotte va, a mezzanotte va, la ronda del piacere, la ronda del piacere, e nell'oscurità, e nell'oscurità, ognuno vuol godere. Bravi, bis, baci di passione, sono baci di passione, l'amor non sa tacere, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone, questa è la canzone di mille capi nere. La 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 la. Sagra di Turzano, dei Pecore Company. Ci troviamo adesso con zio Silvio, che tanto per cangiare è voluto venire alla Turra. Che mi dite, zio Silvio, come vi ricorda qualcosa questa Turra? Che... tristezza mi ricordo. Perché tristezza? A guardarla fa quasi pena. Zia Divina ha detto che... una cosa fina che se ci viene attorno, se c'è la terra, non se ci viene subito. Tu? Sai, se la buttassero a terra la facessero nuova, ma se condizione... ma se condizione niente? No, nemmeno i pulici. Nemmeno i pulici, però si è divina la bestia, andiamo a vedere pure noi, che intenzione tiene. Andiamo a vedere, andiamo a vedere i puerci, andiamo a vedere... Ma quale puerci? Altri savarucciucci, i surici, tutti che ricordano. Ma già io vedo da cagare, non ci sono né puerci né ciucci. E quindi? Quindi non ne vale la pena. Ah no! Che ci va? Vabbè, zia di mea, vedi che su cane com'è diverso, come la pensa diverso. Non è questione di pena, a me mi viene una tristezza guardarla. È come mi ricorda guardarla. Va bene, ma con tutti i soldi che avete su Canada poter ricomprare, strutturare, e ci ne venite tutti, no? Non ci avevamo pensato, forse ci pensiamo. Poi adesso dopo riprendiamo il discorso, adesso chiudo. Va bene. Sì. Cicillo. Ah. È là che abita. Zio Ciccio. Prima si sposava. Ma... a me mi interessa zia Devini, e zia Devini non ha potuto trovare sa cibbia. La cibbia dove era? Pure tu l'hai persa. Dicemi tu, che c'è nella via, se c'è chi c'è? La via ha detto che era più di là la cibbia, zia Devini. Era diritta a casa sua. E chi sa dove può essere? Io non ne vedo cibbia. Può essere che l'hanno interrata. Può darsi, sì. Sì, devi attendere il corso. Ha capito? No, non si preoccupa. Oh, davvero, la cibbia è là. Dove? Fammi bene. Non si vede niente. Però c'è stato un bel incendio qua, guarda qua. Io. E noi siamo sempre a Saturra. Chi sarà via nuova che passa a te? Sì, chi se ne andiamo a Santo Polo, ducamo? Praticamente... la cibbia si trovava sotto a casa. Tu, attento te, non ti avvicinare, caro cazzo. Un vecchio l'arbo,
Ho visto l'arbolo sotto l'arbolo. Per favore, ti fai più indietro che può franare. Madonna, Scusa. Quindi quell'albero là, dove? Quello sotto visto, là? Ho visto l'albero grosso. Sì. Ho visto, se tu guardi bene, sembra un muretto. Allora hanno fatto, hanno... Oh, è kid. mo a sapere, forse è kid. Zia Devina ha detto che qua era più di là. Forse è kid. Gli aggiranno più a sud. No, è là, vabbè. Tutte le americane, venite scavate, venite trovate sa cibbia, che qua non ci dormiamo la notte. Ma l'avete fatto Io non ci abito manco una vita, Castori. Ascolta, chi era il rumore della cibbia? Qua. Chi era là? Mo, se un è chi era, non lo so. Guarda che era paese. E chi era stando buono, dove? Chiudiamo le riprese per adesso. E un pagliaro come mai è ridotto in questa maniera? Un pagliaro dei fico. Come mai è ridotto in questa maniera? Era che avete aggiustato malamente, avete fatto. Perché chi si è caduto, che le altre cose no. Come? Avete costruito più... più male. Che se l'aveva fatto parlare? Era all'aria. Ce n'erano due pagliari, l'altro pagliare. È sparito pure oltre. Abbiamo scoperto un'altra cosa. Che oltre alla cibbia, mo è sparito pure un pagliare. Erano due pagliari. Io non ne vedo uno. Chi ne sa avvenuto? Forse. No. Chi si era avvicinato a casa? No. Forse era a casa. Tu avevi la vita salivica. Che pure chi si sta imparando a memoria. Vieni. Madonna tu Carmine. Sto facendo un video. Sì, un video. Sì. Poi ma un manna macchina di bocci. Che dici? Un club di bocci. Guarda qua, che si è caduta. L'altro giorno era sana qua. Vedi che ogni... è pure pericoloso, ci viene fra le altre cose. Jean-François di Anna Maria non c'è tra tutti dentro, io ci dico io, vedi che è pericoloso. Vedi i gatti. I gatti, yeah. Quindi aveva ragione. No, ma quando. E ma c'è più che gatti ci vogliono attribuire i tigri, che secondo me per tutti i risurici. Quando scatascavano i cannecci dei fico. C'erano certi surici che erano ciurrenne dei gatti. Sì, i gatti se ne fuggivano. I gatti avevano paura. Ah, era maledetto. No. Guardate questa bella roba. Ma quando è venuto a Gertrude, c'erano certi... accatascate certi sacchi. Sì. Mi pare che mi ricordo perché... Chi c'è? Me! No. Me, forse i vini un po' che... I vini, come che era là. Sappiamo perché ci avevano fatto, boh. Ci ne avevano passato. Boh. Andiamo in Nica, giriamo in Nica e ne andiamo. Voglio che ne mi senta. O vi permettete che dica volete venire a Saturra perché se non è... Bammazzo! La finestra della cucina. Super. Chissà che è. Chi sarà la forza dalle terre? Qua. Ogni cosa che... Chissà che ogni cosa che pulivano, aiutavamo là. Ne lavavano. I vagili, no, non è che c'avevano. Ne lavavamo allora. A rupede strale del vagile, a rupede del vagile. C'avevano un vagile, una cardaretta. Sì. Mettevano l'acqua e ne lavavamo e dopo l'acqua gli stavano da casa. E tutta la munizia della casa, diciamo, no? E poi ci mettevano l'acqua di tanto in tanto. E poi quando avevano... all'orto, no? All'etame, sì, chiaro. Non si perde a niente, insomma, no. C'è poco che fa. La fossa d'aletame, diciamo. La fossa d'aletame, no?
Hai capito? E chi sarà? Come fate qua? Quanto pane hanno tornato qua? Tone, guardalo, ma roba dall'altro mondo. Un forno, sì. Pazzetta, specialmente pazzetta, io non mi ricordo più. Un forno con il pane. Il pane lo portavo su per certi tavole, no, larghi. E io mi andassi a parlare, forse ancora che i due. E dopo quella palla del forno, inzaccava e rientrava il forno. Però, quindi papà pure il pane sapeva fare? Ma tutti sappiamo fare il pane. Lo scannavamo, sa che può scannare? No. Pigliare farina e metterci acqua. Tanto che... Mollicare. E dopo facciamo il pane. La pasta. La facciamo a pane. E lo mettiamo sopra là. Però sapete levitare pure, capito? Certo, avete sano poco, no? E dopo un pornale. E poi venite? Per noi, quello venite. Ah. Noi facciamo per un mese. Un pane. Facciamo un pane per un mese. Non potete venire per fare sorte. Ma dopo venire che ne mangiavano. Ne mangiate di più. Ma che era la tariffa che il padrone ne lasciava? Non era un orso, capito? Ah, quindi avete chi era razione, basta, chi era... No, non era razione, il padrone voleva... Il padrone voleva tante soldi, Tony. Ah. Mo tu... Nato andava bene. Yeah. No, ma io ti voglio dire una cosa. Il villa c'era nei palombi. Ah, sì. Che avevi visto mo che volavano, può darsi che... Allora, quando faceva il rasso, sì, che cosa... Quando ardeva il forno, i palombi, che mo è rotto l'anno, se no era. Allora sentivano cavolo. E certo. E poveretti, certe volte i palombi di picciriti che avevano cattivi. Poveretti avevano a volare e poi morivano. Io e Mabita erano morti pure i figli. Guarda che cosa triste. Ho capito. Hai capito? Là ci stavano i palombi. I ficondiani pure c'erano tanti. Nulla. Facciamo un'altra ripresa all'interno. No.